La seduta è ripresa. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del Regolamento, i deputati Alfredo Erbin di Catania, D'Ambrosio Dell'Ai, Giancarlo Giorgetti, Mattiello, Mazzotti di Celso, Pisicchio, Ravetto, Relacci, Rosato Sciuglia, Scotto e Tabacci sono in missione a decorrere la ripresa pomeridiana della seduta. Complessivamente, i deputati in missione sono 117. Come risulta, l'elenco depositato presso la Presidenza sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. Riprendiamo al seguito della discussione il testo unificato delle proposte di legge numero 75, 241, 811, 2726 a disposizione per la promozione e la disciplina del commercio equo solidale. Chiede intervenire il Presidente della Commissione Attività Produttive, Sì, Presidente signor Epifani. Presidente, siccome la Commissione bilancio è ancora riunita e quindi non ha espresso il proprio parere, sono a chiederle un rinvio della riapertura dei lavori. Allora, dobbiamo però quantificare a questo punto per evitare che poi il rinvio inizi ad aprire una specie di singhiozzo, di apertura a singhiozzo dell'Assemblea, cosa che onestamente vorrei cercare di evitare per tutta una serie di ragioni che lei comprende bene. Facciamo una stima tra i lavori della bilancio e l'eventuale comitato di rinnovo che immagino dovrete riunire a seguito dei pareri espressi dalla bilancio, perché ora Io la... penso per le 14:30. Va bene, allora se non vi sono obiezioni riprendiamo alle 14:30. Prima di sospendere la seduta aveva chiesto sull'ordine dei lavori di intervenire l'onorevole Vitto, prego. Presidente, pochi minuti fa, davanti Piazza Montecitorio, dove c'è un gazebo, Gianni Tonelli, il segretario generale nazionale del Sindacato Autonomo di Polizia, oggi al 43° giorno di sciopero della fame, ha avuto un malore. È arrivata l'ambulanza, è stato ricoverato in ospedale dove intendo recarmi tra poco, ho sentito i suoi collaboratori. Un malore ampiamente previsto e annunciato quando si è allo stremo in queste condizioni. Naturalmente auguriamo a Gianni di ristabilirsi prontamente, ma soprattutto credo che come politica, come Parlamento, come istituzioni ci tocchi assumere delle iniziative di fronte alla drammaticità di questa protesta, che è una protesta per i